Spero che la giornata di Pasqua di ieri sia stata una giornata in famiglia o con gli amici serena. E se oggi decidete, visto che il tempo sembra mantenere questa costanza, decidete di andare a fare una passeggiata sui colli, beh, io vi consiglio di andare magari col vostro cagnolino a farvi un giro a Villa Draghi. Così potrete notare che la villa è chiusa, è inaccessibile. È veramente paradossale che in un giorno di festa come questo, una villa che è costata moltissimi soldi, tanti milioni di euro, sia chiusa in un giorno in cui dovrebbe essere aperta e visibile da una vasta platea di persone. E pensate che in uno degli incontri che abbiamo fatto a livello cittadino, una persona con una domanda semplicissima ha riassunto tutti i ragionamenti che anche un professore dell'università potrebbe fare e ha detto: ma chiseo che lasciamo perdere quello sprovveduto che spende così tanti soldi per sistemare una villa e poi la lascia chiusa? Gli incompetenti in tutta questa vicenda hanno dei nomi e dei cognomi e sono esattamente le amministrazioni di Luca Claudio e di Massimo Bordin. Perché vedete, il restauro della villa non nasce casualmente, ma nasce da una precisa volontà politica degli amministratori di cambiare la destinazione d'uso di un terreno che da termale, quindi con vocazione turistica, viene trasformato in terreno residenziale. Quindi gli amministratori hanno dato la possibilità al privato di costruire numerose palazzine, che sono quelle che si possono vedere nei progetti, alcune sono già state costruite nell'area Zeus, in cambio della sistemazione della villa. Ora, il cambio doveva essere alla pari, nel senso che la sistemazione della villa doveva essere completa e completamente, diciamo, strutturata. In realtà, se andate a fare un giretto col vostro cagnolino, capirete che la villa è stata sistemata molto male. Potete vederlo dalle crepe dei muri e soprattutto dalle infiltrazioni che ci sono. Vi ringrazio per avermi ascoltato e ci diamo appuntamento a domani.